Solo dopo il numero 874, pubblicato a fine agosto del 1972, si trova a sommario una storia breve con due protagonisti di cui non abbiamo parlato tanto spesso in questa serie di video, ovvero Chip e Chop. La storia, disegnata da Jack Bradbury, si occupa delle stelle cadenti. I due scoiattoli, anche se effettivamente non sono proprio scoiattoli, ma chiamiamoli all'europea, iniziano una storia delicata, ma al tempo stesso anche molto divertente, in cui osservano le stelle cadenti e poi il giorno dopo trovano una stella marina sulla spiaggia. A quel punto pensano che quella sia in realtà la stella che è caduta la sera prima dal cielo, cercando in ogni modo di farla ritornare nei cieli, però con un semplice guidone non riescono a farle raggiungere la velocità di fuga, cioè la velocità necessaria per vincere la gravità terrestre. A quel punto, leggendo sul giornale che in procinto di lanciarsi un razzo vanno alla base spaziale, ma lì gli dicono: guardate, quella è una stella marina. E allora, dicono, quando le stelle cadono a terra diventano stelle marine, ributtiamole in mare. La sera stessa vedono altre stelle cadenti nel cielo e il giorno dopo la spiaggia è piena di stelle marine, così i due scoiattoli si impegnano a ributtare tutte quelle stelle marine in acqua. Una delle cose più interessanti di come Bradbury rappresenta le stelle cadenti è che queste assomigliano tremendamente a delle comete. E in effetti le comete, come abbiamo visto in altri video presenti sul canale, sono proprio l'origine delle stelle cadenti. Gli sciami meteorici che a contatto con l'atmosfera si incendiano, generando così il fenomeno che chiamiamo popolarmente stelle cadenti, sono infatti generati dai resti delle code, delle comete. Le code a loro volta sono generate dall'interazione tra l'energia proveniente dal Sole, l'energia che proviene tramite il vento solare oppure le radiazioni solari, e il ghiaccio e tutti i materiali chimici che sono presenti su una cometa. Per capire come è fatta una cometa, per esempio, vi lascio in descrizione un video che abbiamo pubblicato tempo fa su EduInaf. La coda della cometa, che a sua volta poi sparisce man mano che la cometa stessa si allontana dal Sole, è sempre in direzione opposta a quella che congiunge il Sole con la cometa stessa. Arrivati a questo punto, sperando che questo piccolo video abbia dato qualche informazione in più sulle stelle cadenti che stiamo osservando in queste sere d'agosto, vi ricordo che il fascio delle Perseidi ha il picco non più nel classico 10 agosto, notte di San Lorenzo, ma intorno al 12 agosto, appena due giorni dopo, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!